Allora, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, grazie per la nutrita partecipazione a questa presentazione di questo racconto, una serie di racconti di Armando Tita e Pietronina, per gli amici Piero, l'angolo di Armando, quindi una selezione di articoli pubblicati negli anni sia sul blog della Duomo di Duomo del Monte che su una serie di testate giornalistiche regionali ma anche di carattere nazionale e soprattutto sul notiziario pugliese che da poco mi onoro di guidare, quindi qualche articolo visto che è uscito anche nell'ultima uscita del nostro notiziario che è già raccolto in questo testo edito dalle edizioni Il Segno. Io partirei subito con i saluti della padrona di casa, che è Serena Greco, che ha fatto anche la presentazione a questo libro in presentazione, dopodiché passerei la parola a Giovanni Maria e poi al sindaco Giovanni. Prego, Serena. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io vi ringrazio per essere qui presenti e ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio tutti i soci della Prologo e ringrazio anche tutte le ragazze che hanno collaborato con me per questo evento. Oggi siamo qui proprio perché Armando e Piero vogliono presentarci questo volume, l'angolo di Armando, e io mi limiterò a leggervi quella che è stata la mia presentazione. Ho accolto con piacere l'idea di raccogliere in una pubblicazione una selezione di articoli del sociologo Armando Tita, che tanti visitatori e lettori del blog prologo.net e della relativa pagina Facebook della Prologo di Duomo hanno già avuto modo di leggere e apprezzare nella sezione L'angolo di Armando, che con dedizione e passione Pietronina e il sopracitato Armando Tita hanno coltivato nel corso degli anni, fino a renderlo un blog di rilievo non solo locale ma anche regionale. L'area dedicata all'angolo di Armando rappresenta da anni una sincera e preziosa testimonianza per la comunità non solo rovese ma dell'intera regione Basilicata, essendo presente anche sul Quotidiano del Sud, sulla Nuova Basilicata e sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Il suo obiettivo non è solo di informare con passione i cittadini rovesi, lucani e pochini, sollecitando, come sottolinea Armando nella sua introduzione, la sensibilità dei lettori tra gli ampi scenari nazionali ed europei e gli echi riflessi che si vivono nella dimensione locale, ma anche, forse e soprattutto, di ricomporre e di ricostituire un nuovo spirito pubblico e infondere alle nuove generazioni rovesi, lucani e lucchine il vaccino della fiducia, che è tutto ciò di cui l'attuale particolare momento storico abbiamo probabilmente maggior bisogno. La Prologo di Duomo da sempre attenta alle problematiche del territorio, di cui cerca da anni con impegno di valorizzare le grandi potenzialità, non poteva non fare proprio la bella iniziativa della presente pubblicazione, che come auspica Armando potrebbe anche essere un'ottima occasione per rilanciare la nostra area territoriale e superando i confini regionali, essere di stimolo e di aiuto nel realizzare comunità di intenti e di obiettivi dei generali di Amistrina, pur nella diversità che tuttavia è necessario conservare. E non è un caso che la pubblicazione sia dedicata agli uomini di valore e di spessore, che nella unità sono riusciti in qualche modo a realizzarla, il dottor Antonio Savella e il professor Michele di Napoli. Nati rispettivamente a Venere in Cultura e a Calitri, hanno entrambi profuso a Duomo del Monte per oltre 40 anni le loro energie, la loro vivacità culturale e professionale, il medico e pedagogista e la loro grande sensibilità. Il loro esempio e il loro ricordo devono continuare a servire da stimolo per lavorare su obiettivi comuni di carattere sociale, economico, territoriale, turistico, culturale, per una consapevolezza e una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità di questo nostro territorio, così ricco e in cui c'è tuttavia ancora così tanto da fare. L'impegno della Prologo di Duomo del Monte che mi sento di sottoscrivere e di condividere è di cercare di mantenere costantemente vivi il dialogo e la collaborazione con tutte le prologo del territorio, del Vulture e dell'Arte Alpina, oltre che con l'Unione Nazionale Prologo d'Italia e con le amministrazioni locali interessate a condividere questo progetto per giungere ad un'unica e sicuramente più forte programmazione sociale, culturale e turistica. Intanto volevo anche riportare del presidente regionale della Prologo Rocco Franciosa, che oggi sarebbe dovuto essere qui con noi, si scusa di non poter essere presente. E poi volevo soltanto aggiungere due cose. Molte volte noi non ci rendiamo conto che basta davvero poco per poter creare un modo per informare appunto tutti i cittadini rovesi, per poter creare un dibattito, una riflessione, per poter lanciare la nostra area territoriale.
generale, quello che ha fatto oggi Armando insieme a Piero è proprio quello. Hanno voluto creare questo dibattito per poter provare a realizzare un'unica programmazione che possa appunto socioculturale, che possa appunto integrare e che si possa formare una forte collaborazione anche con tutte le altre Prologo. La Prologo di Ruvo oggi vuole ringraziare appunto Armando Tita e Piero Mira per la loro importante e pregevole attività culturale e per il vostro costante impegno all'interno dell'associazione. Difatti la Prologo vorrebbe appunto nominarvi soci benemeriti omaggiandovi di una piccola targhetta e ci auguriamo che questo sia semplicemente l'inizio di una collaborazione e non la fine. Ok, Michela, puoi vedere così magari consegniamo le targhette? Che io mi alzo per la foto. Ringrazio ovviamente la Prologo, un ringraziamento doveroso ma soprattutto di piacere perché ha organizzato questo bel evento e soprattutto ha raccolto tutti voi. Un evento che si ripristina, come dire, così folto, così partecipato dopo gli eventi del 2019. Dopodiché c'è stata la pandemia e non siamo più riusciti a fare granché. Però se ricordate anche in quelle occasioni, della promozione del nostro autore Banater, siamo riusciti a riempire una sala. Oggi con grande gioia vedo che la sala è di nuovo piena e quindi figurarsi, complimenti alla Prologo per l'iniziativa. Per il resto vorrei dirvi sempre che l'amministrazione comunale è vicina a iniziative di questo tipo. Sono iniziative che hanno spessore culturale, ma sono iniziative che promuovono il territorio, promuovono Ruvo nell'ambito della nostra regione, che ci aiuta a uscire anche diciamo dalla non notorietà del nostro comune nell'ambito del nostro comprensorio e nell'ambito della nostra regione. Abbiamo tanto da dire e da dare, abbiamo un centro storico che sicuramente è ben tenuto, abbiamo l'archeologia che è da rivalutare, abbiamo uno scrittore che è di fama internazionale. Su queste cose noi vorremmo continuare a puntare, speriamo che il Covid ce lo consenta. In ultimo, un grande apprezzamento e un gesto di affetto per il dottor Tita, perché ha dedicato questo libro a due personaggi di Ruvo del Monte, che sono il dottor Antonio Savella e il professore Michele Di Napoli. Non è un caso, secondo me, che sono due persone non ruvesi, non nate a Ruvo del Monte, ma che hanno amato la nostra comunità. Mi piacerebbe che anche i ruvesi amassero di più il proprio territorio, la propria gente, i propri usi, le proprie tradizioni, perché non abbiamo nulla da invidiare rispetto agli altri. Per il resto auguro un buon lavoro e grazie. Grazie Sindaco. Condivido appieno la riflessione che hai fatto, anch'io ho notato subito questa dedica. Sabella è il mio concittadino, quindi io essendo di Reneo conoscevo bene. Poi di Napoli per il suo grande impegno nell'archeologia per Ruvo, quindi essendo anche il presidente dell'Archeo Club del Vulture, mi ha particolarmente colpito questo. E su questo appunto voglio venire ad uno degli ultimi soci entrati nell'Archeo Club, che è Piero Mira, quindi la dimostrazione del legame, del fatto che è necessario creare rete tra i nostri territori per raccontare una storia straordinaria di cui siamo noi coscienti, ma il grande pubblico probabilmente no, e quindi
provare a collegare insieme la storia locale e quella globale, e provare a creare quindi una storia locale, quindi usare questo nuovo termine, questo neologismo che va ultimamente di moda. Io personalmente ho apprezzato già da un po' di tempo, da prima che diciamo frequentassi con il sovente della comunità bolognese, il COC, perché mi ha colpito che comunque avendo una cittadina piccolina c'era questo luogo molto visitato, con una serie di operazioni, con una serie di articoli anche pubblicati, studiati, e mi sono sempre chiesto che ci fosse dietro a questo luogo. Oggi diciamo le due anime si sono, come dire, unite, quando ho apprezzato negli anni leggendo, oggi si è materializzato, quindi abbiamo sopperito a questa carenza, a questo deficit. E invece lui mi ha spiegato che in effetti era lui che metteva mano, come si dice, al luogo. E quindi io applaudo particolarmente a queste iniziative perché, come si dice anche nelle varie prefazioni, eccetera, tutto nasce così per gioco, cioè anche io iniziai a scrivere sui giornali per gioco. Poi alla fine capisci che, è più chiaramente il personale, capisci che l'amore di articoli è tanto, cioè nel senso che io avevo sempre da dire, c'è cioè chi ha sempre da dire. E quindi alla fine si arriva a un punto in cui è necessario raccoglierli anche per fare memoria. Quindi il significato della memoria è fondamentale in questo periodo. E quindi anche il fatto di avermi selezionato, il fatto di aver abbracciato vari filoni, perché ho visto che c'è la banda di Ufo, quindi che ha rappresentato comunque una parentesi importante nella storia proprio della regione del Ufo, perché Ufo insieme a Rimini fu una delle prime realtà a dotarsi di appunto complessi bandistici, o comunque il tratto relativo al brigantaggio con un'ala di Armando, quindi che faceva parte delle donne, no? Insieme a Pennacchio e ad altri che comunque hanno fatto parte di una storia straordinaria che dobbiamo mettere in campo e saper raccontare, e voi a Ufo lo fate più degli altri in occasione del famoso massacro che c'è stato in questa comunità. Quindi piace il fatto che Armando abbia abbracciato tantissimi filoni, non solo la sociologia che è chiaramente la sua materia di competenza, ma soprattutto ciò che il territorio può raccontare e ciò che il territorio può esportare, perché questo è il grande problema delle aree interne dell'Appennino, che per quanto sia bello è necessario scoprirlo. E io passo quindi così la parola a Piero. Lo ringrazio per il lavoro che ha fatto nella Provoco, per il sito, e lo ringrazio soprattutto per essere neo social del Marco Europeo delle Culture. Allora un saluto a tutti, i presenti, grazie alla padrona di casa e al sindaco che mi hanno preceduto. Sul libro diciamo andrà più nel dettaglio Armando. Vorrei giusto raccontare un attimino la storia di questo blog comunemente conosciuto nella comunità di sito della Provoco, che è diventato diciamo parte proprio attiva della società pugliese. Il blog nasce, la prima notizia fu messa nel 2003, era il 21 marzo, e l'allora sindaco Peppino Fasano, che ringrazio di essere presente, che ci è stato sempre molto vicino. Ricordiamo che l'altro pilastro della Provoco, che è il borgo della Provoco, nata per accorare, ci fu proprio inaugurazione con Peppino. Lo ringrazio, se non l'ho fatto allora, lo faccio adesso da un piacere. Quindi ricordo diciamo questo sito, all'epoca c'era l'informatica, tutto avendo facciamo questo sito, e nacque quasi per scherzo, perché mi regalarono una macchinetta digitale, un signore, un certo Alfredo, il cognato del presidente Casano fino a poco fa, e quindi cominciamo a giocare un pochettino, mettendo le prime notizie. Eravamo soddisfatti che dopo due mesi arrivavamo al grande, diciamo, un grande successo, 1000 visitatori dopo due mesi, cosa che 1000 visitatori molte volte le facciamo in una giornata adesso, quindi vi lascio immaginare il sito quanto è cresciuto. Quindi poi, entrando nel particolare con Armando, dopo circa una decina d'anni, Armando
continuava a mandare articoli. Fammi la cortesia, ma i due articoli si sparpaglieranno nel sito così, perché una volta eri in una sezione, creiamo l'angolo di articoli. Non voglio sbagliare, ma sicuramente oltre 250-300 articoli, perché settimanalmente c'era un approfondimento comunale, intercomunale, regionale, nazionale, internazionale, insomma c'è stato un escalation, la possiamo chiamare così, molto visitato. Noi abbiamo i contatori interni, quindi è un angolo che ha dato anche visibilità al, diciamo, al sito della Proloco. Quindi la Proloco molte volte è strano, ma forse più delle volte è stata identificata proprio nel suo sito, cioè quando si parlava della Proloco si pensava al sito, però voglio dire che dietro questo c'è stato un grande lavoro da oltre 20 anni, oltre 150 iniziative, non lo so, le sagre, le mostre, le masterclass, il volo, cioè, e questo, il successo della Proloco è spiegato soltanto in una cosa, che era un gruppo di amici, non invidiosi uno dell'altro, ognuno faceva quello che gli piaceva, e quindi è stato bello. Adesso è ancora più bello aver lasciato un gruppo di giovani che vedo molto attivi, e quindi sicuramente sapranno seguire, noi fino a quando possiamo a mano la daremo senz'altro, quindi non c'è assolutamente niente, cioè, siamo contenti che tutto proceda come sempre proceduto, anche perché non dimentichiamo una cosa, la Proloco ha fatto bene, che lo scopo principale della Proloco è quello di promuovere, quindi giornalmente, anche perché così affacciata anche la pagina Facebook, c'è delle foto di lungo, la promozione, abbiamo fatto acquistare parecchia gente case qua a lungo, quindi abbiamo delle comunità di sfidanti che sono con paesani, insomma la gente si è innamorata anche delle foto, si è innamorata visitando il paese eccetera. Diciamo che il salto di qualità, prima eravamo noi delle persone direttamente allo sbaraglio, che non è neanche che capitano perché eravamo delle persone, cioè siamo imparati a scrivere quelle quattro cose, l'abbiamo fatto con il qui presente Alberto Libro, che ci ha aiutato, il nostro webmaster è anche attuale, ci ha supportato, ci ha dato delle idee, ci ha dato, non lo so, ci ha dato un tocco in più, professionale se vogliamo. Ma, logicamente possiamo mettere tutti i tocchi che vogliamo, ma se non c'è dietro un lavoro, poco si può fare, possiamo avere tutta la grafica bene, ma poi alla fine bisogna riempirne di contenuti. Quindi io ringrazio tutta la cittadinanza per la fiducia che ci ha accordato, che sta continuando ad accordare alla società. Mi auguro una collaborazione stretta tra tutte le associazioni, che la Proloco ha sempre seguito, la verità, con l'amministrazione, che vedo che in realtà ci ha sempre supportato, cioè non ha mai messo bastoni fra le ruote, perché se non gira a volte questa contrapposizione. Capisco che molte volte il successo di qualcuno può essere motivo di turbamento per tanto, però in questa comunità, diciamo, l'ho vista poco, devo dire la verità, la partecipazione è stata sempre attiva, eccetera. Quindi io ringrazio Armando che mi ha voluto scrivere, ma io degli articoli non ho scritto nessuno, diciamo, il mio merito è stato il mio merito, diciamo, il mio apporto è stato quello di pubblicarlo, di leggere in anteprima gli articoli di Armando, perché poi avevamo dei programmi diversi, quindi si spasava la punteggiatura, quindi mi costringe, non so se lo faceva apposta per costringermi a leggere, però sì, molte volte sì, grazie, e quindi niente, non saprei cosa aggiungere, vi ringrazio ancora a tutti. Quindi sei stato popolo che ha dato l'imprimato dagli articoli di Armando. Se non c'era lì rischiati di non avere pubblicato. No, io appunto prima aspettare che arrivasse un accendino di sedere. Ah, no, prima la sua pubblicato l'intero blocco, erano un battonazzo del poi 900. Ecco, perché adesso viene subito il nostro soccorso l'editore, che io chiamo qui con noi Francesco De Rosa, che ha deciso appunto di dare vita
a questo volume prezioso che Armando ci consegna. Prego Francesco. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Saluto tutti voi qui al capo della Presidenza, al prefattore Armando Lo Stagno, alla Presidente della Provoco, al Sindaco, al coautore, molto modestamente, ha fatto capire di non voler attribuirsi meriti che non ha, ma capite tutti che senza il suo apporto gli articoli di Armando non sarebbero comparsi sul foglio. Allora, con Armando ci siamo conosciuti nel giugno del 2016 in occasione della pubblicazione del primo volume sul progetto artigianato della Regione Basilicata, quando l'artigianato lucano garantiva PIL e occupazione. Un volume che ha goduto un doppio prestigioso riconoscimento. È stato inserito tra le buone pratiche della banca dati professionali Stiles della Camera dei Deputati ed è stato riconosciuto come patrimonio librario dall'autorevole Biblioteca di Montecitorio dopo le recenti importanti pubblicazioni sull'Osservatorio ISFOL e sulla rassegna dell'economia lucana. A seguito delle continue e incessanti richieste, piacevolmente incessanti sottolineo, abbiamo ritenuto opportuno con l'autore di ristampare una seconda edizione nel settembre del 2020, patrocinata dalla Presidenza della Provincia di Potenza e arricchite da verifiche ministeriali e da ulteriori pubblicazioni scientifiche dell'Union Camera di Basilicata. Particolarmente significative le recensioni di Antonio Nicastro, giornalista e blogger, purtroppo morto prematuramente di Covid, e del giornalista di Panorama, Fabio Amendolara, con il quale Armando Tita ha condiviso per un decennio la collaborazione al quotidiano della Basilicata. Nel febbraio del 2017 abbiamo pubblicato il nostro volume più fortunato, quando la sinistra, volume più fortunato di Armando, chiaramente, quando la sinistra fa nel Mezzogiorno, il quale ha goduto di straordinarie recensioni dal Ministero per il Mezzogiorno all'Ufficio Stampa della Regione Basilicata, dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, al Forum Nazionale dei Giovani, dall'AGIA, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, al CESLAM, Centro Sviluppo Locale Ambiti Metropolitani, il post confezionato sulla Gazzetta del Mezzogiorno dal professor Tommaso Russo, docente universitario e noto saggista, è stato condiviso su Facebook da oltre 10.000 follower, che non è poco, insomma, sottolineo un grande risultato. Dal volume è stato tratto il capitolo 9, Borgata Taccone, una sfida alla rassegnazione, per onorare e rievocare il quarantennale 1977-2017 del raduno di oltre 1.500 giovani agricoltori provenienti da ogni parte d'Italia nella borgata Taccone di Irsina. Per chi conosce la zona, un posto sperduto ora, immaginate 40 anni fa, organizzato dall'Alleanza Contadini dell'epoca. Tale quarantennale si è svolto nello storico scenario del Palazzo Ducale di Tricarico, alla presenza in videoconferenza dell'allora Ministro del Sud, De Vincenti, che proprio in quell'occasione ha proposto la misura del DEF Resto al Sud, che è ancora una misura praticamente attuale, e di centinaia di partecipanti istituzionali rivenienti da tutta l'Italia e da tante regioni del Mezzogiorno. Altri prestigiosi riconoscimenti sono presenti nel volume dell'autore, nelle pagine delle recensioni. Lo potete vedere seguendo la parte di copertina e invito tutti i presenti comunque a prendere un libro che abbiamo deciso di omaggiare.
non vanno sopraggiunte le pubblicazioni familiari dei figli Michele e Francesco tra il maggio e il dicembre del 2017. Michele Tita, antropologo e dottorando di ricerca presso l'Università Internazionale di Tartu in Estonia, dal titolo Dal Trickster a Prometeo, un percorso comparativo tra personaggi ambigui, con la prefazione del professor Giuseppe Lupo, noto scrittore di origine atellana, vincitore di uno dei premi Viareggio, nonché docente di letteratura presso l'Università Cattolica di Milano, e dell'altro figlio, Francesco Tita, social manager di Bologna, che ha pubblicato ben due volumi. Il primo riguardante i Talent Show, un libro inedito nel suo genere, ben recensito dalla Lucana Film Commission e da Sky. Il secondo, tra eterotopia e luogo di intimità, ibridi spaziali nella realtà di Burbaca di Potenza, cioè una interessante analisi di sociosemiotica con la prefazione della professoressa Maria Pia Pozzato, docente di semiotica del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna. Nel novembre 2019, Armando ha ritenuto opportuno assemblare in un volume gli articoli pubblicati sulla Nuova del Sud, nella rubrica Sociologo di strada, un condensato di racconti di questi ultimi anni accaduti in Basilicata, con l'occhio del sociologo, umile e semplice, volto a interpretare il senso comune della gente, senza mai trincerarsi nella reticenza, o peggio, nella piccata presunzione dell'intellettuale, per dirla alla Donato Pace, direttore del giornale, o come sostiene Andrea Di Consoli nella sua Lettera Lucana, a lui dedicata. I fiammiferi accesi di Armando Tita per 30 giugno scorso su Cronache Lucane, il quale dice: c'è sempre in Armando un profondo impulso morale teso a risarcire i sofferenti e gli ultimi. Bella l'intervista sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 30 dicembre 2019 della giornalista Virginia Cortese. Scrivere chiaramente e semplicemente per raggiungere tutti. Questo è il motto che Armando quota direttamente da Indro Mondamente, dice la giornalista Cortese. Prima di quest'ultima fatica letteraria, frutto del suo blog L'Angolo di Armando, con la prologo di Nuove del Monte, mi preme richiamare la vostra attenzione sul volume dell'aprile 2021, I Biscottini, rubrica della Gazzetta del Mezzogiorno, un caleidoscopo di progettualità all'interno di riflessioni mai banali, mai sterili e fine a se stesse, come ebbe a definirle il direttore della Gazzetta di Basilicata Massimo Brancati. Biscottini mai avvelenati o indigesti, ma dolci, fragranti e altamente digeribili. Non bisogna mai arrendersi, bisogna continuare instancabilmente nello smuovere la stagnazione, lavorando per il futuro rispetto ad un presente arido, essiccato di idee, di programmi e di strategie. Ecco una delle sue conclusioni, che non vuole essere in alcun modo pessimista, anzi, vuole riconoscere al territorio lucano ciò che merita, ciò che gli spetta. Ed è proprio l'amore verso la Basilicata, con le sue smisurate ricchezze non sfruttate, con le sue emergenze culturali e paesaggistiche distanguate, con i suoi talenti fuggiti verso un altrove incerto e vago, il comune denominatore di tutte le analisi pubblicate da Edizioni Il Segno, che mi onoro di presiedere, di questo profondo analista e saggista. Questo per quanto riguarda la produzione specificatamente di Armando. Però se mi consentite, rubo solo un minuto per dire di quello che effettivamente ci occupiamo. Noi facciamo gli editori, facciamo i grafici, facciamo gli stampatori, siamo una cooperativa sociale. Ci occupiamo
di dare voce, di dare sostegno a persone che altrimenti non avrebbero voce. Ed è un aspetto che della nostra attività si vede poco ed è la cosa che noi invece prediligiamo di più. Però per sostenerci ci tocca anche fortunatamente occuparci di lavori come quelli di Armando. Ieri abbiamo presentato nella Università della Basilicata un libro in dialetto lucano, dialetto avignanese nella fattispecie, che utilizza il codice ADN, l'alfabeto dialettale lucano, un sistema di segni e di fonemi che l'Università della Basilicata, con l'impulso della professoressa Del Puente e con un bel gruppo di allievi che studia e rileva quello che è un unicum in Basilicata, un concentrato di dialetti nell'ambito della stessa regione che hanno caratteristiche proprie diverse, che hanno necessità di essere studiate e di essere sostenute soprattutto, cosa che purtroppo dal punto di vista istituzionale non è ancora ampiamente riconosciuto. Io non mi brucio troppo per non togliere spazio alla professoressa. E vi ringrazio per la vostra attenzione e la vostra presenza. Grazie alla professoressa Rosa, autore di questo ultimo biscottino di stamattina, un biscottino sempre gradito, quindi faccio riferimento all'ultimo volume prima di questo, che è stato pubblicato, come diceva giustamente Lettore, nell'aprile del 2021 e che così ha ribattezzato Massimo Brancati. Biscottino che oggi ci è particolarmente gradito anche per l'orario in cui diciamo Armando ha deciso di fare questa presentazione, e tant'è che la voce ci accorti con una bella colazione, giusto per non smentire questo dato. Prima di passare la parola ad Armando, che è lo stagio che ha prefato il testo in presentazione, mi sento di riprendere una frase dalla sua prefazione, che è di qui ho trovato il sole vero, il sole velocemente antico. Quindi è una frase che ci riporta indietro con gli anni al 1963, quando un giovanissimo Paolo Pasolini veniva in Basilicata, e veniva in Basilicata in un momento particolare della storia della Basilicata, quando diciamo su Matera era cavato l'oblio. Era il 1948 quando Togliatti definì Matera la vergogna d'Italia. Da quel momento inizia una parabola discendente che però in realtà è una parabola che poi avrebbe portato Matera sul tetto del mondo, e Pasolini si inserisce proprio in questo, e credo che forse questo è il messaggio che voleva darci Armando, per tipo dell'altro Armando. Nel 50 De Gasperi arriva in piazza Matera e gli dice proprio in faccia ai materani: voi siete dei retrogradi. Nel 52 la legge sullo sfratto, ma che in realtà è una legge per la tutela di quelle zone, quindi una legge che mirava al contenimento di probabili epidemie che si sarebbero potute sviluppare. Negli anni 90 lì arriva questa nomina nel patrimonio dell'UNESCO, ma per Paolo Pasolini arriva prima degli altri e vede qualcosa che gli altri non avevano visto. Nel 63 infatti lui ospite sia nel Vulture che a Matera per il suo film Il Vangelo secondo Matteo. Infatti gira 5 scene a Barile, il resto delle scene le gira a Matera, e va a trovare quel sole particolare, quel sole che segnava la fronte dei nostri genitori, dei nostri nonni, che appunto lavoravano nei campi. Quindi trova il sole di una terra popolata da contadini, e qui diciamo voglio tornare anche un po' a quello che Armando definisce il fil rouge di questa presentazione, cioè ritornare anche un po' alle origini, e anche il fatto che lui si definisca sociologo di strada, diciamo, lo dimostra più turnamente nel suo lavoro. Quindi mi piace accostare
Pasolini anche a lui, al nostro Armando, di cui poi Pasolini il prossimo anno sarà l'anniversario, quindi ci sarà l'anniversario importante che credo sarà degnamente celebrato nella nostra regione proprio per l'importante apporto che Pasolini ha dato. Quindi Armando, su questo credo di invitarti a nozze per lanciando appunto questa esca sul cinema che ti riguarda particolarmente. Te la parola, grazie. Grazie della presentazione così nobilmente introdotta. Forse è spento il microfono. È spento. Adesso si sente? No, adesso si sente. Allora, dicevo grazie di questa nobile presentazione. Prima di Pasolini però va aggiunto un film che scoprirò la Basilicata in particolare materia, che si chiama Gli anni ruggenti, di un grande regista che è Luigi Zampa, un po' forse meno noto, perché quella generazione ebbe il pregio e il difetto di nascere tutti insieme, quindi con grande Manfredi che interpreta l'ispettore che è tratto da Gogol e che visita i sassi, da alcuni sassi che risalgono come dall'inferno questi contadini, quindi un film forse ben più politico degli altri, per parlare proprio di questo aspetto della riscoperta dei nostri luoghi anche come manifesto politico. Quindi perciò introduco quello che Armando Tita ha fatto. Ecco, questo film spesso, specie la scena finale, è oggetto spesso degli miei studi e spesso oggetto delle mie lezioni di cineturismo quando proprio il territorio parla con la struttura della sceneggiatura, con i personaggi, quindi con tutto quello che il luogo sa raccontare. E quindi questo luogo, siamo a Rugo, ma siamo nell'Appennino, siamo fra i tre comuni, appunto ringrazio anche la presenza di tua presenza dei sindaci. Questo potrebbe essere un unicum che, secondo la logica di importanza che Armando Tita sempre sottolinea, potrebbe essere un unicum con Irpinia, con la Pettinia e quindi il futuro evitando, quindi creare questo nucleo di comunità legate da questo unico che è l'Appennino, che è il territorio, la montagna, tutto quello che gradi intorno. Le ricchezze di questo luogo, spesso Armando, noi ci sentiamo quotidianamente e non ci stancheremo mai di sottolineare l'importanza storica di questi luoghi e che viene da lontano, viene dall'archeologia, appunto è fondato l'Archeo Crepo, quindi è importante che questi luoghi abbiano la giusta identità, il giusto riconoscimento, quindi partendo appunto da lontano per raccontare il presente e perché no, guardare verso il futuro. In questa breve analisi, cioè del nostro rapporto, del nostro sentire la politica nel senso della costruzione del nuovo, ovviamente ci si rivolge quasi sempre al mondo giovanile, a quello che noi siamo stati 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, un tempo ormai che sembra remoto, ma che vorremmo appunto che questi messaggi fossero oggetto di analisi delle nuove generazioni. Oggi purtroppo siamo un po' tutti attempati nella sala manca di giorni perché ovvia è giornata di scuola, non mi pare, quindi non abbiamo le scuole, però questo tipo di incontro sarebbe stato importante farlo anche nelle scuole, per cui far apprendere, far capire l'importanza della nota storica del momento in virtù di quello che ci rappresenterà nel futuro, di qui a 10 anni, a 20 anni, un paio di decenni. Il problema grave però che riscontriamo spesso è che molti dei giovani, quindi ci ho fatto, magari anche vero a Belfi o a Potenza, poi andranno via per studi, la nostra generazione si formerà all'Università di Napoli o di Bari, la nuova è Salerno, la nuova invece va da Roma in su, quindi spesso li perdiamo perché trovano altrove maggiore accoglienza, maggiore possibilità, maggiore opportunità. Quindi questo è il dramma con il quale ci scontriamo, ci incontriamo, ci abbracciamo quotidianamente nei dialoghi con la politica. Non è solo un linguaggio di cinema, è sociologia, antropologia e economia, lui ne sa molto più di me, ha lavorato anche nel campo dell'economia, da studi importanti in sociologia e poi ha svolto il ruolo di sociologo anche nella mia comunità che io vivo in Vulture, quindi conosce molto bene a fondo il territorio. Spesso ci scambiamo anche pareri su quello che accade intorno, sulla politica, sulla politica in particolare, su quello che non funziona e che vorremmo che funzionasse meglio,
questo feudalesimo che viene da pochi secoli lontano, che ancora oggi è oggetto a noi di carenza di identità, cioè nel senso che fa perdere l'identità di una comunità, nel senso che ancora vuole questa nuova politica che i giovani siano oggetto della pessima possibilità di dare loro un ruolo identitario. Anche perché molti giovani, e qui abbiamo un esempio con i ragazzi, con Serena, con Antonio, che hanno giovani fresche, risorse intellettuali, giovanili, quindi hanno volontà di portare il loro contributo qui. È importante che questo contributo non vada sprecato, che non si vada via, che non si parta. Quindi il nostro rimane sempre un discorso molto di, se vogliamo, di nicchia, fra me e la dottrina, nel senso che vogliamo coinvolgere, però come l'ha fatto con questo testo? Ha raccolto questa miriade di sensazioni diverse, raccontando di anche situazioni quotidiane. Io le ho chiamate stanze di vita quotidiana, riprendendo da un testo di Guccini. E in questo senso, con Antonio abbiamo questa sorta di interscambio, questo filo che ci tiene uniti, quindi dalla sociologia, dal cinema, dalla letteratura e in particolare dalla poesia. Poi abbiamo avuto molte amicizie in comune, come Astro Nick, Antonio Di Castro, che il Covid ci ha strappato un annetto e mezzo fa, e la cara Fedora D'Annunzio, che a lui era molto legato, era una compagna della sinistra, dell'attivista del PC, e era molto legato appunto ad Armando e che ci ha lasciato via di qualche tempo fa. E lo studio del territorio per Armando diventa argomento quotidiano di analisi. In questo testo potrete riscontrare la bellezza, la vivacità, anche la rabbia per certi aspetti, per quello che si doveva, si dovrebbe, si può sviluppare, invece non si fa, per motivi più vari, per carenza di o per ignoranza, per carenza proprio di cultura del guardare lontano. Quindi in questo senso siamo sempre molto molto d'accordo, siamo sempre in sintonia, spesso in simbiosi su discorsi e su progetti che però spesso non vengono alla luce, purtroppo. E tornando al territorio, alla bellezza del territorio, è importante quanto suggeriva Filippo D'Averio in una mia intervista di qualche anno fa, poco prima purtroppo che scomparisse anche lui, il quale diceva che la nostra ricchezza, quindi venendo a Lugo, venendo a San Fede, venendo a Ruoti, venendo ai Borghi, a Rapone, venendo ai nostri borghi, ad Atella, a Balina, a Rapolla, a Sesta Rionero, che è un borgo un po' più grande, la ricchezza dei nostri borghi, diceva Filippo D'Averio, sta nel solo noi riusciamo a coniugare una palla d'altare, usava proprio questo termine, delle chiese ancora rimaste ben conservate, magari meglio mantenute sarebbe il caso, unire e coniugare la palla d'altare con una prelibata fetta di prosciutto. Solo l'Italia, i piccoli borghi sanno offrire questo. Quindi questa nostra ricchezza, cari sindaci, speriamo che voi la teniate sempre in considerazione. Quindi non so, inventate di cose nuove, ma non le sagre, per favore, basta sagre, basta mangiare, basta. Non se ne può, va bene pure quello, abbiamo ben altro, grazie a Dio. La sagra è un momento di, come dire, di avvicinamento, il piatto in mano, si mangia, abbiamo ben altro da offrire, cioè la ricchezza delle nostre prelibate del prosciutto, del vino, quant'altro, il pane, la rana, ma abbiamo molto altro, quello che Armando appunto ha sottolineato sempre. Questi luoghi che vengono dall'archeologia, vengono da una storia più o meno recente, vengono da degli antichi, vengono da storie che ci hanno toccato, e che ai ragazzi è il caso che si dia il pasto, questo luogo, questi luoghi, questi territori, queste montagne, questo verde, poi in autunno è particolarmente terribilmente bello questo luogo. Quindi in tutto questo io ci chiederei la vostra ricchezza, che vi sindaci, cioè a voi è un onore e un onere, lo diciamo sempre, ma il sindaco, l'altra sera ero ospite in comune, questo ragazzo appena eletto stava lì fino a mezzanotte, tutti i giorni, è giusto che sia così, è un trentenne, ovvio, quindi è giusto che lui si impegni a tempo pieno, capisca quali sono, e spero che non si scoraggi, perché quel paese purtroppo è rimasto indietro di 30-40 anni, non so a che è dovuto, non so, una maledizione o la fantozza, non so che cosa è accaduto in quella realtà, che un tempo, dagli anni 50-60 in poi, ieri accompagnavo una scrittrice di Monza, di origine lucana, a visitare Monticchio, e non aveva paura, non riusciva a parlare per la bellezza dei colori dell'autunno che Monticchio
di offrire, di futuro, di offrire. Quindi avete questo grande potenzialità, cari amici sindaci, cari cittadini e cari giovani, spero che ci ascoltino prima o poi. Abbiamo questa grande ricchezza, non la disperdiamo, facciamo sì che sia sempre il luogo di appartenenza, anche se poi si va via per scelte più diverse, si va da via. Però è fondamentale che appunto l'insegnamento di Pasolini, ma anche di altri, l'anno prossimo, giustamente è stato ricordato, sarà il centenario della sua nascita, e si faranno iniziative un po' in tutto il mondo. Sono stato chiamato un po' da loro, dall'ambasciata di Tel Aviv, a organizzare lì una rassegna di Pasolini e quegli autori, poiché giovani che hanno cercato di seguire le sue opere. Quindi per me è un onore enorme. Da un ultimo paese, dico sempre che non è l'ultima regione della Basilicata, chiamare Mezzo. Sono stato onorato di questa nomina che mi hanno dato di recente. Quindi portare Pasolini, non soltanto quello che ha fatto qui in Basilicata, appunto a Bavile, a Matera in particolare, quando Matera non era niente, però aveva già quest'anima di sacralità che lui riusciva a cogliere appunto negli sguardi contadini, che lui aveva fatto di strada. Qualche scena l'ha girata anche ad Agopeso, qualche scena pure nella periferia di Potenza, insomma, si era innamorato della nostra terra. Il suo messaggio spero sia questo che riusciamo a portarci indietro, insieme, sempre con noi. E io avevo lasciato un pezzo di Danilo Dolci alla prefazione, e però mi piacerebbe chiudere con questo verso straordinario di un poeta polacco. Oggi la Polonia è un po' al centro dell'attenzione in Europa, si chiama Milos, questo poeta straordinario, e lo dedico ad Armando, lo dedico ai ragazzi, lo dedico ai giovani, lo dedico alle persone che qui ci ascoltano, e chiuderei con questo verso. Dice Milos: il proposito della poesia è ricordarci com'è difficile rimanere una persona sola, perché la nostra casa è aperta, non ci sono chiavi alla porta e ospiti invisibili vanno ben bene. Grazie di avermi ascoltato. Grazie Armando, ha citato una serie di temi che diciamo mi aprono una serie di finestre. Ha citato Federico D'Annunzio, che sarà protagonista di un articolo al nostro prossimo numero del notiziario, ha citato l'archeologia, ha citato le inconsuetudini che pochi conoscono della nostra terra. E vedo qui girando, qui Armando ha un po' di compiti da studiare a casa, eccetera. Per quanto riguarda appunto intervenire in mente il famoso candelabro etrusco di Ugo del Monte, la domanda diciamo che tutti quanti fanno quando racconto sta storia è: ma perché c'è un candelabro etrusco a Ugo del Monte? Cioè cosa c'entrano gli etruschi con Ugo del Monte, ma soprattutto perché il più bel candelabro etrusco che sia stato ritrovato è stato ritrovato fuori dalla Etruria, e quindi questo diciamo è un po' il movente che mosse Bottini a fare queste straordinarie ricerche. E questo è facile da spiegare perché la posizione geografica di quello del mondo è esattamente a metà tra Bari e Napoli, cioè se in passato noi avessimo voluto andare a Napoli da Bari saremmo dovuti passare per forza quello del mondo, e questo lo capirono prima di tutti gli altri, gli etruschi, che erano colazione fondamentalmente commerciale e che si stabilivano sulle strade, e come vedi parlando le strade ritornano. La tua sociologia di strada ritorna, forse fatta Ugo del Monte ha più senso rispetto ad altri luoghi, anche perché dovevano per forza gli antichi attraversare il corso di Ugo del Monte se volevano connettersi con il resto del mondo dell'epoca. E quindi gli etruschi lo fecero prima degli altri, probabilmente quindi questa sociologia innata di un luogo ti è venuto in soccorso. E quindi, così come fecero gli etruschi, ti voglio lasciare la parola spiegandoci, guidandoci all'interno di questo tuo scorcio, di questo tuo modus vivendi, agendi ed operandi. Grazie. Grazie a te. Dovrei essere emozionato, ma non lo sono. Dovrei essere contento, ma sono soddisfatto. Dovrei essere, che devo dire, riflessivo, ma nel frattempo godo con me stesso, perché a 70 anni finalmente qualcuno mi dirà nel più armaduccio di sempre, perché io sono stato sempre additato come quei armaduccio,
il problema è di sentirsi una volta tanto maturi, maturi nella propria realtà, maturi nel proprio, diciamo, discorso propositivo, maturo anche nelle sue convinzioni, maturo soprattutto nel creare una sorta di filologico, come dicevo, come avevo detto la Locandini, un filologico che non può in nessun modo essere distaccato da quelle che sono le radici. Le radici sono fatti importanti, importantissimi. E noi abbiamo, in un certo senso, ampliato, approfondito. Io, per non essere dispersivo, avrei voluto leggere tutta l'intera introduzione, ma faccio come Armando, ne leggo a stralci. Per quanto riguarda, consentite un inciso, i ringraziamenti li farò alla discussione finale. Quindi adesso consentitemi di fare solo l'intervento e di aprire il dibattito, perché vedo anche la presenza di sindaci, ringrazio anche il senatore Donuti che ha voluto presenziare, i miei colleghi dell'associazione Vismas, Svimas, il dottor Gerardo Risco, economista, e il dottor Mariano Patuzzo, regista e ex dirigente, ex direttore del centro di Ambatrice di Basilicata. Come vedete, le amicizie e le associazioni sono talmente variegate, anche in questa associazione c'è la presenza di imprenditori, di funzionari, di professori universitari, però in realtà si sta creando un mix che è quello che è stato definito la sociologia di posizione. Io ho parlato sempre di sociologia di scala, adesso si comincia a parlare di sociologia di posizione. Finalmente i sociologi hanno compreso che devono supportare questa società anche nelle periferie, anche nei campi più sperduti. E quindi questo è il bello, perché in realtà la sociologia di posizione riprende per certi versi anche tutto il discorso della ricerca fatta sulle discariche, sulle famose, che devo dire, anche sulle periferie che hanno dato adito a, perché io mi ricordo, vice sindaco di questo comune disastrato, quando abbiamo messo su tutto il discorso sulle ricostruzioni. Allora la ricostruzione veniva sempre, in un certo senso, divisa tra la Napoli che doveva avere tutto e poi le altre aree terremotate che dovevano aspettare. Il famoso Ponticelli, le Scalie, come gli Abelli, sono nate tutte in quel periodo grazie ai buoni supporti dell'allora sindaco, deputato Maurizio Valenzi. Sì, appunto. Però hanno creato le caramelle, ma hanno creato anche tanta delinquenza. Non è stata mai creata un bilancio sociale di area che potesse dare là, insieme alle costruzioni e insieme all'abitato, anche quello che poteva essere il discorso legato al sociale. Il sociale è stato sempre deriso. Ora è il momento di dire: la sociologia si sta prendendo una rivincita, e sta prendendo una rivincita importante, perché io mi ricordo, io ero vicepresidente dell'ANSI, l'Associazione Nazionale Sociologi, il presidente era un lucano, era Piero Centolanza, che poi fece il sociologo a Matera, io ero sociologo di Gabriele Puffa, e abbiamo portato avanti una battaglia per, la, per il conoscimento dell'arco. Allora c'era il vicepresidente del Senato, che era Adriano Sicilli, che era stato eletto e nominato qui in Basilicata. Aveva fatto una battaglia meravigliosa fino alla, alla legge. In realtà poi la normativa per i sociologi è stata, per il momento, per motivi discutibili, il senatore mi capirà, è stata un po' sospesa. Invece è andata avanti la... la, la legislazione per i colleghi psicologi, e nel frattempo Adriano Sicilli, che era psicologo, fece l'albo questa bella categoria. E noi abbiamo aspettato 30 anni, 40 anni, ma ancora non abbiamo l'albo. Chiusa questa parentesi, iniziamo la nostra parentesi ed è importante. Questo volume è un'occasione
per richiamare la nostra aria, punto, alte pie, alta montagna, a una seria riflessione, per dirla alla Hitler, regista australiano, niente è più appagante del lavorare insieme agli amici. Tutto ciò per superare i confini regionali, per coltivare il sogno di una comunità, di una community, anzi io chiedo scusa ad Alberto Rico, perché ho saputo del suo stupendo lavoro di community a San Fede solo nella scheda di qualche settimana fa sul settimanale del TG Trinazionale. E lo chiedo scusa per la mia ignoranza, perché ignoravo quel lavoro stupendo che sta facendo Alberto Dino a San Pedro. E questa community la volevo realizzare anche qui, attraverso il blog della Polonia, attraverso tutto il coinvolgimento dell'intera zona, con tutte le peculiarità che testé ha richiamato il nostro caro, il mio caro amico fraterno Armando, lo Stagno, che mi ha immerso in un mondo meraviglioso, quello del cinema, ma soprattutto di tanti personaggi per me sconosciuti, ma che vanno nella giusta dimensione e nel nostro rapportarci con una vita alta, che per noi era tabù fino a qualche anno fa. Poi questo incarico prestigioso ultimo, che io ho vissuto anche, diciamo, di riflesso, perché il mio operatore, che viene incaricato dall'ambasciata israeliana per il progetto cinema in periferia, e per me è motivo di orgoglio, anche come il coinvolgimento che vi ho fatto come operatore. Il libro è dedicato al dottor Antonio Salerno, nativo di Momo del Monte, nativo di Rio Nero, scusi, e a Michele Di Napoli, nativo di Calitri, due nuovi mesi di nascita, come diceva il sindaco, ma più nuovi mesi di noi, due uomini di valore e di spessore sensibili al mondo di lui e al cosiddetto mondo popolare subalterno, impegnati per oltre 40 anni. Con la loro che ci ha accompagnato professionale di medico e pedagogista, peraltro già ovviamente riconosciuto dalla discrezione comunale, rappresenta una sorta di filo che dove unire generazioni di esperienze e vissuti all'area molto malfattimpegna e che non si sono mai estinti e che proseguono ancora oggi con tante attività socio-economiche, dall'enogastronomia all'artigianato artistico. La presenza qui della Via delle Cannazze, che è stato un momento importantissimo negli anni 50 tra Roma e Calitri, il famoso prestito dei cuochi, il cuoco Rossini di Roma e i cuochi che venivano da Calitri per le feste nuziali nelle case private, è stato un fatto importantissimo. La vivacità culturale e editoriale di quell'epoca è stata un fatto importantissimo. Voi siete in un quartiere dove a animarlo con i suoi palazzi è stato un muratore, Galotti. Quei palazzi sono ancora, non hanno subito nessun tipo di scossa dal terremoto del 23 novembre, quindi sono ancora intatti. Questo sta a dimostrare che c'era un'imprenditoria senza il supporto di geologi, di ingegneri, ma fatta di tecnici locali. La mia abitazione, per dirla, è stata fatta da artigiani, da intuizioni di Napoli, il famoso Vasco Nicola, che a un certo momento è stata fatta dagli scalpellini di Santa Andrea di Ponza, la facciata è tutta quella, ed è il frutto dell'irrigazione degli anni 50. Mio padre, per chi non lo sa, partì con i fratelli De Luca, il padre di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e il padre di Peppino De Luca. Il padre di Peppino purtroppo ebbe una tragedia, morì sul lavoro, era elettricista, qualche mese dopo. Mio padre investì tutto su Monte del Monte, dando commesse agli artigiani della zona, mentre il caro padre del sindaco investì a via Salvatore Palermo a Salerno e divenne poi salernitana a tutti gli effetti. Per ritornare a noi, lavorare su un piano unico socio-economico e territoriale,
mettere tutti i sindaci in un tavolo per creare il cosiddetto brand del furto e Altimpia. Quando diceva che la Slow Food con la via delle Cannazze ad avere conosciuto finalmente i nostri vecchi ragù, la nostra vecchia gastronomia, a riconoscere anche con Farinetti in queste ultime settimane, vuol dire che noi siamo una vivacità enogastronomica di primordine. Non possiamo abbandonare queste belle realtà. La cara sindaco Felicetta, che mi ha onorato nel 2018 della presenza del trittico familiare, quindi mi sono presentato con i figli in quel di lavoro. Sono stato contento perché è stata una bella promessa della bella vita di Rapone. Abbiamo unito le fiabe di Rapone con la nostra produzione letteraria locale e familiare. Però il problema importante è che in quel momento, e lui ha portato fortuna, perché poi io ho un figlio Michele, dopo ha vinto il dottorato di ricerca lì in Estonia. Quindi c'è un figlio di storia con una fidanzata estera. Immaginate, io fra poco potrò diventare nipote di un figlio baltico, di un nipote baltico, ma era fuori da tutte le mie idee malsane che avevo. Comunque, a prescindere da questo, sono contento perché per la prima volta abbiamo dato il là ad iniziative che sono importanti per vivere questo Trentignano, questo filo luce che non deve per niente, chiedo scusa questa riflessione, è una riflessione emotiva, non può e non possiamo perderci con i campanilismi, i campanili sì, ma i campanilismi mai. E quindi in realtà io ho cercato, e mi ha fatto molto piacere quell'apertura di Felicetta, perché io avevo molta attività e molto attivismo con i sanferesi, con quelli di Napoli abbiamo forse anche la presenza dell'ex sindaco Lamendolo un po' restio a prendere contatti con noi, ma non abbiamo mai avuto quel 3 milioni importante, ma è importante che anche questo filo luce si riprenda, ed è dirigente, credo che sia la persona giusta che può dare anche il là a questo tavolo tecnico e che può dare la possibilità, come ho detto, dalle fiabe di Napoli, alle cascate di San Vele, al fascino dell'archeologia, a Roma, di ricreare tutte queste condizioni attraverso anche il filtro dell'enogastronomia, dell'artigianato industriale di spessore come la Videotecna e via dicendo. Quindi noi abbiamo oasi, ne parlavo con Gerardo ieri, abbiamo oasi, abbiamo tabernacoli nel deserto, però di estrema importanza. La Pintotecnia, che lavora esclusivamente nel mercato tedesco, è una gran bella realtà industriale. Vedere, diciamo, anche nell'indotto, ed è quello che è stata la mia battaglia per 30 anni, dai primi tempi, da quando abbiamo fatto il tavolo tecnico dei famosi bacini, che non erano aspetti affettuosi, erano bacini industriali e bacini di aria. Noi facevamo parte dei bacini di aria, però in realtà noi ex sindaci di Rotelmonte, di Borgano, di Napoli e via dicendo, abbiamo creato il Trade Union per far sì che anche nell'indotto, che ecco per esempio in questi giorni io ho pubblicato quel mio percorso che è stato inserito nel volume Il finanziamento dell'associazionismo culturale ed educativo in Basilicata del professor Michele Trimbardi dell'Università di Roma di Milano. Beh, in quel percorso lì c'erano i presupposti per fare un discorso meraviglioso con la Fiat, perché nel frattempo avevo organizzato insieme ai colleghi della formazione il corso analisi costi benefici, gli ingegneri, gli architetti, gli ingegneri mi capiranno, e quindi in quell'analisi costi, questo corso di analisi costi benefici abbiamo inserito come professore Cesare Garibaldi, che a quell'epoca era il numero 3 della Fiat. Con Cesare Garibaldi abbiamo messo su il famoso progetto culturale, era una persona di sensibilità meravigliosa, non certo
nei miti e negli altri manager della fine. Ma Annibaldi aveva questa particolare sensibilità per la nostra area, per la nostra zona, e volevamo creare un progetto culturale che è stato pubblicato e ripreso anche da Molino, quindi la prestigiosa casa editrice. In questo prestigioso corso di analisi costi e benefici abbiamo inserito anche il progetto culturale e l'istituzione di due fondazioni, una fondazione culturale per l'università e una fondazione per il diritto allo studio universitario, quindi in realtà per creare le condizioni perché i giovani non potessero stare in case private o in alloggi di fortuna. Quindi in realtà questa fondazione doveva avere il là, doveva andare in là a creare quell'effetto moltiplicatore anche di incremento universitario. Questo progetto e queste due regolamentazioni le avevo fatte io, le avevo presentate, il buon assessore Altobelli le ha recepite, le ha date al suo amico di Verona, ha guadagnato 36 milioni e da quel momento non se ne è saputo più niente. Però ed era questo, no, questo che ho dato questo caso per dimostrare come si è sempre operato nell'ambito della regione Basilicata. Io sono stata una persona estremamente libera nella regione. Queste cose le ho dette alla presenza dei Boccia, dei vari presidenti che si sono succeduti. Però in realtà il mio amore per la Basilicata non è mai venuto meno. I progetti che ho posto in essere, che hanno avuto un certo successo anche in termini occupazionali, come quello sull'artigianato, è stato recepito. Adesso, per esempio, non lo so perché, è da 5 anni che giace la legge 4 sull'artigianato, che era poi una sorta di assemblaggio, una sorta di testo unico di tutte le nostre vecchie leggi, dalle botteghe scuole all'apprendistato, alla formazione aziendale e quant'altro. Non so per quale ragione ancora giace nel cassetto questa legge qua. Ho detto anche agli amici qui al Consiglio di Giri di Vicenza di interessarsi al senatore Lemuti, perché credo che quel momento dell'artigianato, tant'è che ho detto l'altra volta, l'ho detto anche con l'assessore Cervellino di nome di fatto, ho detto guarda, vuoi togliermi l'incarico, toglimi, non me ne frega, però l'importante è che questo progetto vada avanti visto la ricaduta occupazionale che ho avuto, perché io ho dato un segreto a questo progetto, quello di nominare l'artigiano formatore tecnico pratico all'interno delle aziende. Questi benedetti artigiani che arrivavano con il famoso registro si sentivano autorizzati a essere docenti ed essere orgogliosi di non ho avuto nessun incidente sul lavoro. Come ho inserito lì nella seconda edizione, ci sono tutte le verifiche ministeriali fatte anche con l'ispettorato del lavoro presente all'interno, con tutta la modulistica di sicurezza sul posto di lavoro. Quindi per dire che se le cose si vogliono fare in maniera seria, si possono fare, ci sono le condizioni per farlo. Lo stesso dicasi di oggi, questo benedetto tavolo tecnico col PNR e con queste vivacità culturali degli anni 50 e 60 che noi abbiamo coltivato, e vi ho fatto l'esempio anche di casa mia, che abbiamo coltivato con tutta l'area, con questo scambio produttivo, culturale, enogastronomico, tra comuni che erano vivaci da tutti i punti di vista, il nucleo di commercio e di imprenditoria fatta nell'area di Cavito era un, ma che devo dire, anche quei famosi laboratori di ceramica, c'è anche un laboratorio di ceramica fatto da un'artigiana artistica di Napoli, cioè in realtà tutte queste vivacità devono essere, scusate la solita parola, essere inseriti a sistema, ma non è più pensabile che siano dispersive e che creino, che devo dire, una sorta di parassitume terrificante. Io non so se avete notato nei miei articoli, parlo sempre di questo parassitume, è una cosa che mi sconvolge da tutti i punti di vista, ma non è possibile essere orbi, ciechi di fronte a queste realtà che stanno vivacizzando cioè in realtà qui viviamo, come sempre il famoso aneddoto napoletano,
va a parlare come parasero, a poco combattere e a poco pago sapere. Noi siamo in questa realtà. Il grande progetto delle fiabe di Capone, con tutte le comunità universitarie, con tutti i comuni di una vasta area, ma deve essere a regime. Non è possibile che deve essere solo il lavoro e lo spreco di energie intellettuali, solo di ricette del suo gruppo di lavoro. Lo stesso Liga si è distribuito con tutto quello che sta dimostrando. Il caro Alberto, che è per me un eroe, come tutti i giovani che restano qui, sono degli eroi, che creano occasioni, che danno la possibilità a tutti quanti noi ancora di respirare. Guardate, non mi fate dire altro, io dovrei concludere con... Lui ha concluso con... Milos, il polacco Milos. Io voglio concludere con Henry Wiesel, lo scrittore sopravvissuto all'Olocausto. L'opposto dell'amore non è odio, è indifferenza. L'opposto dell'arte non è il rotto, è l'indifferenza. L'opposto della fede non è eresia, è indifferenza. L'opposto della vita non è la morte, è l'indifferenza. Sono queste le ragioni che ci hanno costretto e ci hanno spinto. Il sottoscritto, Piero Miga, la Provo, il Comune di Roma, a creare questo angolo di andamento, a smuovere queste acque stagnate e a questa odiata indifferenza, per creare un contenitore di creatività, di memoria, di comunione. Perché se un giorno il caro, non so se c'è ancora Peppino Modola, se il padre di Peppino Modola, negli anni 50 e 60 era socio della siderurgica locale, uno dei soci fondatori del Motor Park, se avevamo l'impresa Musano, c'è un intero costone di via Vaccaro, tutta dell'impresa Musano di Mondo e Mondo, tutta sta via la città culturale, imprenditoriale che noi abbiamo portato avanti negli anni 50 e 60. Perché le abbiamo perse queste diversità? Perché c'è stato il grande esodo dell'emigrazione degli anni 70, però nel contempo, subito dopo il terremoto, noi avevamo creato le condizioni. Quando dico agli amici, mio figlio adesso ha votato per campanirlo un consigliere con una limogna di Melfi, ho detto a papà voti questo che è di origine di Melfi. Quando gli ho ricordato che io a Palazzo d'Accusa, allora 29enne, ragazzetto, si può dire, appena alle prime esperienze di politica nazionale, vedevo il ministro Tesini, vedevo il segretario del Partito Liberale Migliardi, vedevo i vari assessori, da Gherardi alla Mazzotta, Mazzetti, cioè tutta il voto del sindaco che era Renato Zangheri a quell'epoca, nel famoso io firmavo questo protocollo d'intesa, che poi ha creato delle belle realtà in quel momento, il famoso villaggio turistico con 5 baite, tutto scomparso, creato la stalla nazionale per 35 capovolini e per 1000 capovolini a secondo. Abbiamo creato le condizioni per il piano delle acque grazie al supporto dell'ENDA, cioè l'ente dell'Emilia Romagna, l'ente diciamo di partecipazione regionale, ma grazie a Roma abbiamo creato il piano delle acque per il famoso acquedotto dell'Innocente. Quindi queste cose qui sono importanti, perché con questo tipo di realizzazioni noi abbiamo creato le condizioni per un futuro migliore. Peccato che poi piano piano, ecco, questa stantia parassitanza ha un po', diciamo, distrutto un po' tutto. Adesso un libro non è che un sasso nello stagno, però
come è successo qualche mese fa, un libro di una madre che aveva adottato un ragazzo extracomunitario e voleva far capire alle istituzioni, al capo della polizia, al ministro Lamorgese, che ci sono anche condizioni importanti di approccio, di vicinanza, di collaborazione, che possono dare luogo anche a diverse rivoluzioni. E questa bella rivoluzione sarà creata con molti progetti nel Tornese, dopo tutto quello scandalo dei ragazzi extracomunitari, che voi sapete, con quegli atti di vandalismo. E diciamo, questo libro ha creato il 3 di Rioli, il filo voce tra un'associazione di ragazzi extracomunitari e addirittura il Ministero dell'Interno e della Polizia. Non ho queste velleità, però la verità, data la presenza anche dei sindaci, soprattutto Felicetta, di creare almeno un tavolo tecnico. Michele, mio caro sindaco, si farà portavoce di queste esigenze. Credo che anche la presenza adesso di Giovanni Marino nel tavolo dei sindaci a Rio Nero sarà di buon auspicio per creare queste condizioni e perché le nostre vivacità, come ve ne ho parlato, siano ancora concretizzate nel meglio. Grazie Armando per questo volo radente, più che a voce, un radente sulle nostre realtà. Mi ha fatto venire in mente quando parlavi il concetto di retropia o retropia di Zygmunt Bauman, che nell'incertezza del futuro guarda al passato con occhi diversi. Questo dualismo a cui tu fai più volte riferimento nella prefazione tra comunità e società, in cui affermo giustamente che la società può essere cattiva, ma la comunità no, la comunità è persona dura sempre buona. E qui mi allaccio al discorso che facevi su campanili e campanilismi, quindi il campanilismo come qualcosa di negativo, il campanile come qualcosa da raccontare. È tipicamente italiano, no? 8.000 comuni che formano una costellazione, che forma uno stivale. E io su questo volevo magari invitare il senatore Romuti, se vuole, a fare un saluto. Quindi lui che è un po' sta tenendo da questa costellazione di campanili, quindi magari facciamo un saluto del senatore, poi se c'è qualche intervento, se c'è già qualcuno. Sì, tutti gli interventi. Sindaco, pure. Volevo fare solo un piccolo ho saputo che stamattina il tuo padre è insegnante di Romuti, vecchio militante socialista, ecco perché lo dico. Siccome è amico del mio caro amico Gino Mario, che abbiamo lavorato insieme per 30 anni alla ragione e che siamo i coautori di quel famoso progetto sull'artigianato di cui parlavo poco fa. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, iniziando con Romuti, è stato mediante socialista, non è stato volontario di Venosi, e la cosa è questo filo luce che non si... Sì, eccomi. Buongiorno a tutti, molto brevemente, perché poi non voglio annoiare, non voglio parlare nemmeno tanto di politica, però sono veramente contento di essere qui oggi. Questa è politica. Sì, diciamo che la politica è fatta di diversi mondi, no? Che si incontrano fra di loro, no? Il sociale, l'imprenditoria. Noi crediamo da sempre. Accetto. Grazie. Spostandomi però nei vari impegni istituzionali, di solito noi ci spostiamo sempre da un punto X a un punto Y, no? Perché anche durante il viaggio ne approfittiamo di quei momenti per riflettere sulle tematiche, sui problemi e soprattutto ovviamente sulle soluzioni. Oggi però insieme all'amico Gerardo Visco da Potenza qui a Rubo, mi sono fermato un po' a guardare, è capitato oggi, ho guardato un po' quello che mi circondava, no? Questa terra, questa nostra terra, perché poi alla fine siamo tutti lucani, poi ci dividono tra territori, ma i confini non esistono quando si è di una determinata zona, di una determinata area. Ed ho capito che questo è il vero Eden, no? Volevo queste colline, poi questa qui è la stagione che mi piace di più, l'autunno per i colori, finisce un po' quella stagione che io odio l'estate, ma quella canzone dove vedo un po' Bruno Martino ripreso da altri grandi artisti. Però per fare un Eden,
non basta, no? Vedere il fatto della flora e della fauna, poi dipende anche da chi abita in quelle zone. Vicini di questa unione di sindaci, purtroppo stiamo assistendo a un brutto spettacolo che riguarda quello del parco nazionale, parco scusate, della regione del Vulture, sul quale i sindaci non si trovano, dove non si riesce ancora a trovare una figura presidente. Questo è l'esempio che forse dovremmo impegnarci un po' di tutti, un po' anche più noi cittadini, perché poi il politico quando sente la pressione inizia a fare qualcosa. Perché questo? Ben venga l'idea di questa unione di sindaci italiani. È così che dall'incontro delle diverse posizioni poi alla fine si può arrivare sempre a una soluzione. Sfogliavo il libro, la raccolta di articoli di Armando, è veramente interessante come tu abbia riportato in questo testo tutte le tematiche, gran parte delle tematiche che stiamo affrontando, la politica attuale sta affrontando, e sono curioso di leggerlo perché presumo che lo abbia fatto in chiave sociologica, che è quella che serve di più forse per risolvere i problemi. Io penso che la politica non deve essere intesa, purtroppo come viene intesa in questi ultimi tempi, come una contrapposizione fra fazioni che vogliamo, quale possiamo vedere nel campo sportivo, del calcio, la Juve contro il Milan. Io penso che ti faccia parte di una compagine politica rispetto a un'altra, anche con ideologie diverse, centro-sinistra, centro-destra, centro. Poi si parla tanto di progressismo, riformismo. Secondo me invece bisognerebbe abbassare un po' tutte le bandiere e capire bene quali sono i problemi territoriali, in modo che poi le migliori menti insieme risolvano i problemi. Questa è una grande fetta la contrapposizione, perché si sacrifica poi la discussione sana, la dialettica, no? Per dire che potremmo essere la facilità per stare si è fatta portavoce di molti cambiamenti anche a livello nazionale, a partire dal Risorgimento, a partire dall'Unità d'Italia, diciamo la Basilicata è stata sempre una protagonista silenziosa. La legge quadro sul Tiganato, faccio vedere, non è di competenza nazionale, ma non me ne voglio responsabilizzare. Uno che rappresenta le istituzioni, va nei territori, in questo caso oggi sono qui a Ruvo, raccolgo la tua richiesta, vi farò tuo portavoce con i consiglieri regionali, perché penso che l'aspetto dell'artigianato, l'economia è un po' come l'ecosistema, se viene a mancare una specie fondamentale di quella catena casca tutto, se viene a mancare il fondamento forse dell'artigianato, non ci può essere un sistema produttivo. Fermo qui, non vorrei dire che l'hanno riato, e grazie veramente per l'invito. Allora, non so se ci può vedere da parte dei sindaci, da un sindaco così di raccolta. Allora, prima del chiedo scusa, un secondo soltanto, devo ringraziare il Giuseppe, il nostro caro direttore, Pino e tutti gli altri operatori. In questo momento c'è la diretta Facebook e da stamattina. Molti mi hanno già annunciato e condiviso questa diretta Facebook. In primis adesso è arrivata pure quella del professor Tucciarino, che ha detto: Armando, sto seguendo la tua kermesse. Grazie di nuovo a TG7. Allora, grazie a voi, saluto tutti, saluto il sindaco che è padrone di casa, e io ci tenevo moltissimo ad essere qui, non solo per l'amicizia paterna con Armando, che si suggellò poi in quella bellissima serata che abbiamo condiviso insieme, ma proprio per nello specifico, per quello che oggi lui ci ha presentato. Io lo seguivo prima e l'ho continuato a seguire ora. E proprio per quel messaggio che io ho trovato nei tuoi articoli, perché oggi è facile fare una sintesi di quello, anzi, molto bella anche la narrazione di Armando, che comunque seguo. E per chi la segue sempre,
tempo. Voglio raccogliere alcuni stimoli, Armando. Io credo che tutto quello che stai mettendo in campo, io ti ringrazio anche per la generosità, perché poi non è facile anche mettersi costantemente, proporre anche scorsi, dire la propria, che nella maggior parte dei casi magari per anche i risultati che ancora non ti conseguono non può essere, non essere quello felice. E io credo che l'appello di Armando è quello, come ha detto in qualche passaggio, è quello di spronare tutti ad indignarsi e a non rinunciare a quel sogno di rimanere, di popolare queste terre. Ora, Armando ci sollecitava come sindaci dell'area, questo penso che è una delle consegne che lui vuole anche lasciare, penso che voglia che venga restituita anche una promessa. Ovviamente con il sindaco di Lugo, visto il sindaco di San Fede prima, noi ovviamente non siamo la notte di Roma, questo lo voglio dire per onorare anche i tanti sforzi che insieme abbiamo fatto in questi anni. Quindi questa tematica ci è nota e noi la stiamo mettendo in campo. E con Lugo è, diciamo, sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo anche concretizzata per quanto riguarda la scuola, perché non ci siamo arresi già da molti anni a dare una prospettiva diversa anche ai nostri ragazzi. Siamo arrivati a lavorare di fantasia, fino ad arrivare ad avere, insomma, classi qui, classi là, pur di riuscire a dare un segno che poi vogliamo consegnare a tutti quanti. Questo sicuramente accadrà anche con San Fede, però diciamo, quella di Rapone, di Lugo in questo momento è stata, e Michele me ne darà atto, una situazione di urgenza, di emergenza. Noi abbiamo fatto in qualche modo quello che abbiamo spento l'incendio, però quello che ci chiama, a cui ci chiama Armando, e di cui noi siamo ben consapevoli, è quello di adoperarci per una visione comune. E devo dire che, tornando, che non siamo all'anno zero, proprio in questa sede, Piero Milà ricorderà, facemmo un altro incontro con le Proloco, c'era Elisa Chieca, che loro si... c'era tuo figlio Piero, che è proprio da questi giovani, oggi mi fa molto piacere vedere voi così belli, preparati, interessati, appassionati, e quello che si diceva era proprio questo. Ora, senza togliere nessuna responsabilità a quelli che sono gli amministratori, però gli amministratori hanno bisogno di gente come voi, lo voglio citare io, anche Alberto, di tante persone come la persona che hai richiamato di Rapone, che nell'artigianato, insomma, è un fiore all'occhiello, che manifestano la passione e l'amore per la propria terra. Cioè, questo anche la regione e il governo possono stimolare. Noi abbiamo avuto alcuni segnali, già ci sono, quando qualche anno fa, un paio di anni fa, la regione fece un bando, se vi ricordate, per un finanziamento a fondo perduto per chi iniziava una nuova attività. Beh, ha seminato qualcosa proprio nell'ottica che dicevi tu, Armando. Forse questo bisogna ulteriormente stimolarlo, perché poi è facile cadere nei luoghi comuni per cui non c'è nulla. Io non voglio, cioè il messaggio è quello, noi ci siamo, ci adopereremo, questo capo esiste e lo renderemo sempre più costante, perché diventa urgente avere una visione. E quindi la metteremo, ognuno di noi ha lavorato in questi anni tanto, lo diceva Armando prima, diciamo una solitudine, ognuno si è organizzato per promuovere, per fare tutto questo, va fatta sintesi almeno tra i nostri, io dico quattro comuni, se non cinque, insieme a San Fede, Lugo, Castelgrande e Vescovo. Siamo una bella area, quando vengono le scolaresche a Rapone ci chiedono di fare la visita guidata. E noi non...
Muro Lucano anche ora, perché poi bisogna riconoscere forse perché con la rete di Muro Lucano che si è aperta, questo poi è un retaggio culturale vecchio, perché ancora non siamo abituati a vederla, quella, però c'è questa bella apertura, anche con Castelgrande c'è questa bella apertura proprio grazie a quella strada, proprio con il melandro. Ma viene il grano. Sì, antica. E grazie a quello oggi anche con Muro e altro. Abbiamo, ho citato questi due comuni perché abbiamo già molto collaborato, quindi c'è una bella affinità anche tra di noi, ma sicuramente anche con Muro. Quindi questo dovrà esserci e ci sono le condizioni. L'appello ovviamente è quello ai giovani di non scoraggiarsi, di proporsi. Oggi che io dopo aver messo tanto, perdonatemi se parlo un po' del mio, nonostante la nostra proposta culturale fosse così efficace come ho avuto modo di vedere, però c'era comunque un appiattimento. Oggi sto vedendo qualche luce di vivacità da chi sta per aprire un'attività, parlo proprio del mio comune, da chi grazie magari a uno stimolo ci sta pensando, da qualche giovane di 20 anni che dice voglio stare qua perché non voglio che gli altri come me vadano via, ed è vero, diventa realtà fra pochi mesi. Allora, io mi auguro che se la nostra attività, se il nostro lavoro avrà dato vita a questo, io credo che non sarà stato vano il nostro lavoro, non sarà stato vano quello di Armando, non sarà stato vano quello dei nostri padri a cui tu dici di fare esempio, di prendere esempio, perché io ogni volta non smetto mai di ricordarli, ricordo sempre quella vivacità, perché io l'ho vissuta da bambino, da bambina, però erano i luoghi resi vivi dai nostri artigiani. Oggi non ne abbiamo ed erano la vera linfa vitale di una comunità. E poi l'ultimissima, poi vi saluto, ci sarebbe da dire, poi come tutti noi diciamo sempre di voler essere breve e poi non lo siamo. C'è un passaggio, un articolo di Armando che mi è piaciuto molto, in cui lui sogna un mondo a colori, un mondo multiculturale, che è quello che ci salverà. E questo lui dice, sono convinto che ci tirerà fuori dallo spopolamento. Parole forti, e io mi voglio affiancare a questa fede, Armando. Noi continueremo anche noi, so che anche gli altri comuni di quest'area continueranno nell'accoglienza, nel promuovere altre culture che non possono fare di arricchire le nostre. Intanto io vi saluto e grazie ancora per la vostra generosità. E io ho un pizzico di invidia di quella positiva, perché chi riesce a scrivere un libro, secondo me, riesce a lasciare una goccia di eternità. Grazie. Sempre quando riguarda i sindaci, so che mi hanno sperduto la Tonia, c'è l'assessore Chieta, se non sbaglio, in sala, che vuole fare un intervento. O no, del comune di San Pietro, sì. È in fondo. Sindaco, hai visto bene. E poi lasciamo la parola al pubblico, perché so che c'è già qualcuno prenotato. Grazie, sono un piacere, vi già conosco, ringrazio molto per l'invito, mi fa sempre piacere essere qui, c'è una bella collaborazione, condivido molto il discorso di Felicetta, sicuramente queste iniziative sono importanti, non ho avuto il piacere di conoscerci prima di persona, ma ho letto con interesse, seguo il blog, è veramente da esempio. E porto i saluti dell'amministrazione, c'è il consigliere Masi e speriamo di continuare a collaborare. Sono molto attenta alla tematica della promozione, di cercare di fare una programmazione più integrata, di condividere tutte le nostre bellezze, come dicevamo prima, che magari i visitatori che vengono da noi spesso magari non sanno cosa offre il territorio intorno. Io lo faccio da sempre per passione, non mi sento di San Pietro, mi sento appartenente a un territorio e quindi cerco di farlo nel quotidiano. Però con un lavoro di squadra più costante e approfondito possiamo fare sempre di più.
Grazie. Allora, ci la parola al pubblico, a questo punto prego. Una vera e propria politica
all'inizio aveva pochi comuni e poche persone, poi è diventato quello che è diventato, se magari avete opportuno, credo che possa fare. Noi ci siamo, pensate, in quegli anni i comuni più piccoli basavano tutto sull'animazione teatrale e sui laboratori stage. Questi laboratori stage sono stati negli anni 80, grazie all'Arci di Bologna dell'epoca, lo facevamo qui e mettevamo su la famosa scuola a tempo pieno, che nella accezione romese diventò la scuola a Panzacchiera, perché si porta questa espressione perché i corsi erano fatti dopo pranzo e quindi la scuola a Panzacchiera. Questo per dirvi come si sminuiscono anche tante belle iniziative, ma perché chiaramente è per il troppo amore che ho avuto per la regione. Ecco perché io ho messo in rilievo molte ombre e poche luci, ma era proprio per il troppo amore per loro. Poi per l'altro discorso del vizio sono perfettamente d'accordo con te. Questo è un viziaccio che tengo, per una ragione molto semplice, perché siccome vado a ricreare, ho detto sempre all'inizio, quando ho iniziato il lavoro di saggista, dico, io voglio vendere non i libri, ma voglio vendere le riflessioni. E quindi questo vizio mi perseguita. E quindi dovrei in un concetto, come diceva Pari delle Torace, il ex direttore del quotidiano, dice questi articoli che si compiano maltrattati, la devi smettere. E io credo che questo vizio ancora ce l'ho. Hai fatto bene tu a rilevarlo e a sottolinearlo. Però cercherò poi, attraverso il mio vissuto e soprattutto queste esperienze, che bene o male poi faccio mie e faccio proprie anche per quanto riguarda i miei amici lettori, lo hanno capito, lo hanno compreso e mi giustificano. No, scusa. Non era questo. No, non sono d'accordo. Attenzione. Tipo di sospensione. Per il processo stesso della parola, no? Lasciano completare il lettore. Attenzione, ma tutti i lettori, non tutti i lettori poi capiscono le tue decisioni. Che il processo si ritorce contro di te, va a beneficiare tutto quello che il buono fa. Cioè, il discorso che puoi fare questa mattina qua, parlando, quando questa è stata sfruttata, non è stato tempo, perché la scrittura non riesce a trasmettere tutti i sentimenti di male. Quindi è importante che l'interpunzione diciamo, è una cosa esigibile, non vuole esagerare al fine del lavoro. Accetto, è un consiglio tecnico. Ok. Allora gli andrai a occhio libero. E dico una cosa solamente al sindaco di Lapunanza, la sindacessa di Lapunanza, mi piace dire così. Vorrei dire che a proposito del paese delle fiabe, ne parlai in un esame di chirurgia germanica all'Università di Salerno qualche anno fa, di un artista tra me e un assistente che mi interrogava, si parlava di elfi, e io paragonai gli elfi a un scarsa mauriere di lavoro, perché questo esempio qua, perché è più qualcosa da dire su cui mi interrogavo. Alla fine poi va l'ordinario mi diede ragione, se avevo ragione io, non l'assistente. Quindi, diciamo che Rapone, il suo nome ha echeggiato anche all'Unisa, all'Unisa di Salerno. Ringrazio la sindacessa, diciamo, per la simpatia che porta in giro. Ci siamo mandati un altro dibattito in altri ambiti, non so se voi ricordate. Va bene, ringrazio per questa giornata. Ripeto, i complimenti sono pieni, ma, però questa è una critica costruttiva. Grazie, buongiorno. Ok, se ci sono interventi, un altro benissimo. No, perché io volevo concludere, va bene. La dice adesso? Non devi concludere. La sintesi è fondamentale. Vai a... Allora, con Domenico il professore, abbiamo già detto la Basilicata,
e riattendevo il suo intervento, perché l'abbiamo per esempio battezzato il domandatore ufficiale, quindi lui domanda per la squadra di calcio, per la loro eccetera. Volevo ricordare a Felicetta, che è una profonda stima, che queste prove di collaborazione, in realtà la prova di quel fondo, se si ricorda, l'ha messa già in atto, quando la prova è un finanziamento dal Ministero della Gioventù. E perché 4 anni, anzi addirittura era una gestione mista, prologo di Lugo e prologo di Calibri, amministrazione di Ramone e amministrazione di Pescovara. Quindi la prologo di Lugo c'è niente, un bel finanziamento per finanziare le masse musicali, per delle persone che non avevano la possibilità di poter perfezionarsi, e per 4 anni ospitando la chitarra, Ramone, l'arpa, vengono dall'Europa, dalla Cina. Quindi voglio dire, la provoca principalmente con le sue finalità, che è quello di promuovere il territorio, però si potrebbe partire anche da, diciamo, da questo episodio, che poi purtroppo dopo 4 anni è andato scemando. Tutto qua. Grazie. Allora, segniamo per... Allora, io saluto innanzitutto il sindaco e tutti voi qui presenti e faccio un ringraziamento ad Arnuto per la stima e l'affetto che ha sempre nutrito nei confronti di mia madre. Devo dire, Armando, un grande animo per una carità. Grazie Armando. Grazie. Prego. Associazione che stiamo costruendo, stiamo montando in questi giorni, perché certamente faremo una prima iniziativa sulla welfare state rispetto a quella che è la condizione sociale e economica della quasi piace, il problema morale in primo luogo, oltre che la questione finanziaria. Con Armando, vabbè, l'associazione di sviluppo basificata non può essere un ente di insomma che ci metta a tempo dell'imprenditoria o altre cose del genere. L'idea è semplicemente molto semplice. Vogliamo provare a rallentare il dibattito culturale e politico, cultura politica ed economica, perché quello che riteniamo fondamentale è cambiare quelli che sono i paradigmi dominanti nelle azioni di politica economica che vengono messe in atto. Questa iniziativa, questo lavoro, questa presentazione di questo libro di Armando rientra esattamente in quello che è il nostro disegno, la nostra idea di questa azione. Con Armando ne parliamo tutti i giorni, anzi. Voglio dire, l'ultima chiacchierata è stata ieri 2 ore a Palermo, mi sembra anche usato parecchio. Per cui voglio dire, ne parliamo anche con l'amico Mariano, con gli altri aderenti di questa associazione, alcuni sono accademici, per cui hanno anche una visione completamente una visione diversa, quella può essere la mia o degli altri, lo stesso senatore Muto Muti, che è uno dei promotori insieme a noi di questa associazione. Perché dicevo questa iniziativa rientra esattamente con quella che è la nostra idea? Perché qui si discute di un'idea di sviluppo del territorio. Va benissimo, l'idea è ottima, è interessante, è praticamente in base, il fondamento su uno sviluppo legato esattamente ai territori, che quindi parte da quelli che sono gli enti legati ai territori, quindi l'amministrazione comunale. Se va bene questa iniziativa, perché appunto sono i sindaci in prima persona, però bisogna dire anche un'altra cosa, che non è sufficiente, non perché non sono bravi i sindaci. Conosco la sindaca, sindaco, mi scusi, certo. Voglio continuare a chiamarmi sindaco. È una mia richiesta. Ah, perfetto, benissimo, io ti conosco e quindi sapevo che non avresti avuto nulla da eccepire. Quindi va benissimo che parte dall'iniziativa dei sindaci che si mettono solo in prima persona, però bisogna necessariamente lavorare e mutare quelli che sono i paradigmi economici. Il punto è molto semplice: se si continua a pensare che l'economia dello sviluppo agiscono dal lato dell'offerta, vi spiego, si fa il bando regionale, si chiede praticamente chi vuole partecipare, si danno dei soldi, poi banalizzo la cosa, dopodiché il giovane deciso, la ragazza che hanno deciso di rimanere sul territorio, dopo magari aver contratto anche dei prestiti con le banche, dopo che magari anche i genitori hanno messo mano ai risparmi per aiutarli, si capisce perfettamente
che il contesto sociale, economico, la domanda, se capisci, non è tale da poter sostenere quelle attività. Ecco il senso per cambiare i paradigmi economici, partendo dall'offerta e sostenere alla domanda. E la domanda, ed è qui il punto, uno dei punti, ciò che è il deficit è strettamente, il deficit di domanda, cioè investimenti e consumi, è strettamente legato a quelle che sono le politiche economiche che vengono fatte da 20-30 anni. E l'idea stessa di mercato non è assolutamente sufficiente a risolvere i problemi che attraversano la Basilicata, non solo la Basilicata, tutte le aree arretrate, sottosviluppate, anche fuori dei processi di globalizzazione. Non risolve, il mercato non risolve i problemi e quindi non sono sufficienti le politiche dell'offerta, appunto la defiscalizzazione per le imprese si assume, o addirittura anche se il governo decidesse di pagare, di fornire il salario dipendente che viene assunto dall'impresa, non è detto che l'impresa investe, questo è dato. Ma non soltanto, anche vengono i comuni rispetto ai quali si scaricano tutta una serie di oneri che magari un tempo erano in capo al governo centrale o ad altri enti, si fanno queste operazioni, si scaricano competenze, però avete personale non sufficiente, non avete risorse a sufficienza. Quindi chi presenta? Spesso e volentieri leggiamo sui giornali, ma solo seguiamo il dibattito, sulla le solite, voglio dire, i soliti slogan che sembrano che sono più che altro spot pubblicitari, ma che di fatto in concreto non significano nulla. Quando sono parlato di reddito di cittadinanza, che significa reddito di cittadinanza? Guardate che io svengo i provvedimenti, a me viene, cioè non mi indigno, no? Il concetto, la parola corretta sarebbe altra, guarda, non l'indignazione, quella è una cosa anche legata, direi l'indigno. Ma che significa che un comune metta a disposizione lavoratori, cioè persone disoccupate che vivono nella cittadinanza, si dice al comune, presenta, questo tra tante ipotesi, proposte che sono in discussione, presenta i progetti per utilizzare quelle persone, quelle unità lavorative per fare, non so, biblioteche o manutenere di strada, o cose del genere. Beh, uno con un minimo di spirito critico deve dire, guarda, il lavoro c'è, allora perché non si consente al comune di Felicetta o al comune, è andato via il sindaco di San Fede, che conosco benissimo anche lui, non si dice o al comune del lupo, scusa, perché non assumere che non fa assumere? Allora in questo caso, voglio dire, è chiaro che si sta sbloccando qualche cosa in termini di assunzione, ma non è assolutamente sufficiente. Allora, cambiare i paradigmi economici significa che lo Stato deve tornare a fare l'imprenditore. Quando negli anni 60-70 sono nate le aree industriali in Basilicata, la ragione è stata molto semplice. Le classi politiche dell'epoca hanno capito che questi territori venivano, si stavano spopolando, perché la logica del mercato portava ad investire. Io imprenditore investo dove ci sta già sviluppo, non dove ci sta nulla. Non mi interessa praticamente avere defiscalizzazioni o altre cose del genere. Allora in quel caso interviene lo Stato e nascono le varie aree industriali. Per cui è giusto e corretto quello che voi state facendo, ma non è sufficiente, non per vostra, perché non siete in grado voi di fare quello che state facendo, ma semplicemente perché manca l'elemento fondamentale, l'intervento dello Stato. Ed è quello che noi vorremmo provare a fare attraverso questa associazione, cioè promuovere il dibattito per far capire in primo luogo ai cittadini, guardate, che quello che state dicendo, la narrazione dominante fatta dai media, dai vari opinion makers, come si dice, già sto termine in inglese, ma manda in veste, o facitori di opinioni, di fatto non aiutano i vostri problemi. E per la Basilicata, chiudo su questo punto, la questione demografica è essenziale. Democrazia e demografia sono strettamente connessi, hanno la stessa ragione etimologica. Demos è in entrambi i casi il popolo, per esempio, l'elemento demografico che ho preso come riferimento. E se c'è crollo demografico, non c'è massa critica, non c'è ricambio per le classi dirigenti. E per classi dirigenti io non intendo soltanto la classe politica, anzi qui abbiamo in molte realtà ormai più che classe politica dobbiamo parlare di centro politico, cioè c'è gente che fa come attività, fa il politico, non ha nient'altro da fare, voglio dire, perché può anche la professionalità, la politica come professione va benissimo, ma non può essere ridotta a quei termini, perché significa semplicemente che io mi devo, il mio problema con se sono centro politico è quello di come autoconservare. E quindi la questione della Basilicata è questa: di fronte al crollo demografico c'è anche un crollo della democrazia. Chi resta sono soltanto quei pezzi di quei gruppi organizzati della società lucana che fanno una cosa molto semplice, che hanno, fatemi passare il termine, di mano in pasta,
e quindi praticamente gestiscono risorse sempre più scarse secondo la logica di mantenimento della propria posizione del reddito. E questo non ha nulla a che vedere con la democrazia. Quando il vero problema è la capacità di rompere il sistema, se non si rompe il sistema, la passività non si sviluppa. E anche quello che voi state facendo come sindaci, ripeto, è una cosa positiva, sociale. Avere l'idea di creare un'entità territoriale che mettete sul mercato non è assolutamente sufficiente, questo è il dato. Quindi in Basilicata la vera battaglia oggi è veramente una battaglia per la democrazia e per l'uguaglianza. Poi tutte le altre cose che vengono dopo sono cose molto strumentali, bisogna veramente stare molto, molto attenti. Io ringrazio ancora una volta Armando per l'iniziativa, è un piacere, la terza volta che vengo a Roma per iniziative culturali di questo tema. Devo dire che è un paese veramente molto attivo e c'è molto vivace dal punto di vista della nuova cultura. Grazie. Grazie. C'era un ultimo intervento, se non sbaglio. Sì, corretto? Prego. Mariano? Fattuccio. Prego. Allora, ringrazio Armando che ha organizzato l'incontro e la Prologo che ha tenuto a battesimo l'iniziativa. Voglio essere un provocatore di servizio. Allora, cominciamo col dire che l'economia della cultura, come diceva Gerardo, deve essere considerata un servizio e quindi come sostenuto negli anni 50 da molti intellettuali, da Strega innanzitutto, quando parlava del teatro, diceva il teatro è un servizio come tale va finanziato, sostenuto e così via. Ora, la verità è che di queste iniziative, Armando, lo sai meglio di me, ne sono state fatte, forse ne abbiamo viste e partecipate 200, insomma, sul fenomeno del rapporto comunità e cultura, relazioni dei comuni e così via. Matera 19, per esempio, ci ha dato una lezione di forte pedagogia culturale, demagogia culturale, a mio avviso. L'intervento di molti intellettuali, tra cui Giovanni Caserta, ha veramente messo a nudo quello che Matera 19 non ha portato a termine, cioè ha tradito praticamente i propri progetti. Era nata nel 2013, noi raccoglievo le firme con la Regione, siamo stati, ci credevamo molto. Ci credevamo molto perché Matera poteva rappresentare lo sviluppo di un intero territorio meridionale, non solo della Basilicata. Così era, poteva essere per la Film Commission e così per la mia ex istituzione, il Centro Europeo di Genealogia e un ente pubblico. Non è andato assolutamente così. Me ne è andato poi il segnale vero, concreto, il compianto caro amico Gigi Proietti, che andai a salutare la sera prima che presentasse la chiusura della Eurovisione. C'era un ambiente tristissimo, arresti denunciati, sul palco c'era, non poteva esserci il presidente della regione, Pittella, c'era il prefetto che non guardava in faccia nessuno, cioè una cosa che neanche Shakespeare avrebbe potuto immaginare. Io dietro le quinte mi dissi a Gigi, ma mi raccomando, qua fa pure freddo, devi aprire. Disse Mariano, ti dico una cosa, noi quando facevamo la terra provavamo almeno la notte per andare in onda la mattina, cioè la sera successiva con Rai 1. Io qua non so che cazzo devo dire, non so nulla, ti dico solo una cosa. Tu continui ancora con questa cazzo di classificare, ma non ti lasciare tirare il culo. Io l'ho scritto quando ho ricordato che è morto l'anno scorso Proietti,
l'ho scritto sulla Gazzetta del Mezzogiorno. E questa semiverità, non te lascia applicare per culo, è proprio un po' quello che sta accadendo in questi anni, no? E a mio giudizio, perché quello che diceva, a mio giudizio, condivido quello che dice Gerardo Risto, abbiamo fatto nascere questa associazione e io ne faccio parte con piacere, sono uno dei promotori. Contestualmente dal 2013, appena si è chiuso per la legge sulle province il centro di drammaturgia, abbiamo dato vita alla fondazione di Scena Mediterranea. Insomma, la vera sfida, e lo dico agli amministratori, c'è una soffoglia al signore sindaco o l'altro, non so che l'altro, secondo me oggi come oggi la vera sfida è sfidare chi sta su, in questo modo sfidare la regione, sfidare il governo, su che cosa? Sulle buone pratiche, sulla trasparenza, sulle leggi. In questo modo, a mio giudizio, si è inattaccabili. Noi da maggio, da quando abbiamo chiuso la rubrica sulla Gazzetta del Mezzogiorno, 18 puntate, hanno partecipato intellettuali di tutta Italia, tra cui anche Armando, e abbiamo lanciato una sfida alla regione. Abbiamo messo su insieme 37 imprese di teatro, di cinema, non solo della Basilicata, professionali, 68 operatori culturali. Abbiamo dato vita a un consorzio. Credo che mercoledì ci diceva la regione. Noi vogliamo sfidare la regione su regole certe. Vogliamo che la regione cominci a pubblicare i bilanci dei finanziatori e dei finanziati. Vogliamo che non esista più il doppio lavoro. Leggevo l'altro ieri che un mio caro collega, insomma, Pesce fa, Ulrico Pesce, noto attore lucano, fa il professore, è stato condannato dalla Corte dei Conti per 47.000 euro e dall'Agenzia delle Entrate per 39, perché oltre a fare il professore era dipendente della sua associazione che beneficiava di provvidenze oltre 130.000 euro l'anno. Sono queste le cose che voi sindaci dovete cominciare a far venire fuori nel coraggio e nel coraggio della libertà intellettuale per la vostra comunità, perché in questo modo chi fa il doppio lavoro leva lavoro all'altro. Chi diceva prima che vuole fare del cinema, c'ha 30 anni e i genitori investono pure, però trova quello che nel 1930 però prende lo stipendio da professore a scuola media. Allora, chi deve operare in questo modo siete soltanto voi. A noi non resta che darvi una mano, tentare per quanto ci riguarda con le attività che stiamo facendo e raggruppando i comuni, perché non è possibile che un comune possa fare attività a giugno o luglio, no. Il comune deve fare programmare le attività, deve consorziarsi, essere più forte e chiedere i finanziamenti allo Stato. Le forme ci sono, il Ministero del MIBAC dà finanziamenti, vuole soltanto la certezza che il Comune lo faccia e per la comunità quello che deve creare. Voi avete chiuso con, mi sembra lo stadio, chiuso con esattamente. E Armando con Viserta. A me viene in mente, e lo dedico agli amministratori, se avranno il coraggio di operare in termini di certezza e in favore della comunità. Voglio vederli qui, gli uomini di voce dura, quelli che domano i cavalli e dominano i fiumi, gli uomini con il suono schiero e piano, con una bocca piena di sole e di sassi. Qui io voglio vedere, davanti a questo corpo senza possibile riposo. Grazie.
citava, che questo è il luogo dove nacque un certo Ed McVeigh, ma anche altri pseudonimi. No, no. No, no, quindi l'autore degli uccelli di Hitchcock, io quando ne parlo in giro a amici di mezza Italia, in Europa, dico, io sono della città che ha dato le origini ad un grande scrittore di gialli, appunto, Salvatore Combino, ma così diceva lui, non mi avrebbero mai fatto pubblicare, ovviamente, un nome così da mafioso, dicevano in quegli anni negli Stati Uniti. Quindi anche Armando è stato tra gli autori, tra gli artefici della riscoperta di questo grande nome. E poi un altro nome leonerese che viene meno placido, che è vanto di essere concittadino, ma poco noto in Rio Nero e credo in Basilicata, ma è il nome che mi identifica di più quando frequento importanti convegni nazionali. Quindi io la smetto un po' con Crocco e Giustino Fortunato, sono ormai nomi nobilissimi, ma dovete scrivere ormai. Da raccontare molto altro. Benvenuto Pace, lo sia ancora. Grazie. Grazie a tutti. Allora, devo fare prima i ringraziamenti a tutta la Palocco e questa bella e simpatica Serena che in questi ultimi giorni mi ha assistito in una maniera straordinaria. Cioè ogni mio piccolo desiderio va esaudito. Vorrei ringraziare tutti i presidenti della Palocco, a cominciare da Pionia, Saguzzi, Franco Fasano, e soprattutto vorrei ringraziare i sindaci che si sono susseguiti in questi ultimi anni, dal mio cugino Peppino Fasano fino a Michele De Tale, perché hanno creato un nuovo approccio anche con le giovani generazioni, cioè quello del giorno blu. Sia quello della cittadinanza locale, sempre organizzata dalla Palocco, e quella vedova addirittura, la vedova che viene qui in tragica arte, che viene a contare molto, per cui è stato un miracolo. E vorrei dire, sono stato molto fortunato con Caccarelli. Mi chiamavo Salvatore Mondino, mia madre mi ha corpo e mio padre faceva il postino, era originario di Mondo e Monti, al nord di Potenza. Vedete anche la precisione. Questo è il bene che negli anni 80 è venuto a Montelmonte in anonimo. La cosa che mi ha dato più fastidio, se avesse almeno fatto una capatina al comune a quell'acqua come c'è finito, potete immaginare il nostro orgoglio. Faceva il postino e non originare il Montelmonte al nord di Potenza. Ecco perché a quell'epoca ci fu una polemica. Poi ripresa anche da Domenico durante la capitale europea un giorno tra i giornali di Sicilia e il sottoscritto, perché il problema che loro dicevano che le origini di Ettore erano siciliani, perché il padre era Salvatore Domenico. Quando ho inviato questa intervista al caro direttore della Sicilia, mi ha chiesto 77 volte scusa, e quindi a un certo momento io ho detto, va bene, non va niente, l'importante è che adesso tu capisca che Ed McVeigh aveva solo ed esclusivamente il suo caro nonno Giuseppe Antonio. E nel frattempo c'è il discorso della Palocco, che non dobbiamo dimenticare, come non dobbiamo dimenticare tutti i finanziamenti del comune per la pubblicazione dello stesso conto. Ed ecco perché faccio... Perché c'è? Il padre era siciliano. Lui quando veniva interrogato, si diceva siciliano, sì. E se si vuole camminare uno scritto. Sì, esatto. Infatti era un discorso terrificante, perché non potevo essere io con Camilleri. Non ha mai accampato le genesi. Sì, con Camilleri ha detto sempre che aveva origine siciliana, sì, è vero. Per questo il dualismo in carattere, a quanto e Camilleri era proprio impensabile una cosa del genere. Però questa intervista ha fatto poi luce su tutto, e vorrei dire che è stato fatto una gran cosa sia nella cittadinanza locale e sia soprattutto in quello che è stato poi successivamente la traduzione di scritto Google. Lo scritto Google era un pallino del nostro Rocco Bragati, che è stata diciamo la punta di diamante del nostro comitato preparante di Mondo del Mondo. E vorrei ringraziare anche in questo momento
lo ha collegato, l'ho già ringraziato. Spero che quel progetto che abbiamo inserito anche nella rassegna stampa sui due nomi popola, perché noi non siamo solo i Frenedita, Frenedita, Popoli, Danse, ma ci sono altri popoli che hanno dato lusso a questa bella, bellissima regione. Chiudo con una riflessione, se mi permettete la dedico ad Antonio Savella e a Beniamino Placido. Durante gli anni 70, inizio anni 80, il caro dottor Savella mi veniva a prendere al consultorio e andavamo a fare le pizze, la pizza, la cedetta con Beniamino Placido. Con Beniamino Placido ci siamo dati tante di quegli aneddoti, quelle barzellette, quella vita vissuta, che a me ancora oggi, a distanza di 40 anni, sono ancora ferme nella mia memoria. Ricordo per esempio il dottor Savella quando diceva che il professor Baldoni, che è il medico di Togliatti, quando arrivò la figlia di padre di Stefanini, che a quell'epoca era grande cardiologo, appena arrivò questa figlia del padre di Stefanini, oh carissima! Dove è papà? Il papà è un simposio medico in America, sono venuto io per gli esami di anatomia. Ah, quindi anatomia, devi fare qui con me. Eh sì, professore, sono venuto proprio. E allora, una domandina semplice, mi parli delle ossa del braccio? E quella in quel momento, oh professore, mi puoi fare un'altra domanda? Ma senz'altro! Mi parli delle ossa dell'altro braccio. Questo per dimostrare che l'amicizia, la stima, non valevano in quel certo periodo. Lo stesso dicasi di Beniamino Placido. Mi sono appuntato alcuni aforismi di Beniamino. Il comunismo realizzato e la ricchezza non l'ha creata. Né tantomeno distribuita. Ci voleva tanto. Tanti anni, tanti decenni per accorgersi. No, non era necessario spiegare un così lungo periodo. Amava più tra i film e Italia 1 che Michele Santoro, che paragonato a Gigi Agullo, che minacciava tutti e non spaventava nessuno. Lo definivano meridionale culto, lucano, rionerese, sempre rionerese. Brutto con un vistoso naso, ma il suo pensiero era sottile, mai banale, divertente e dissacrante. L'intelligenza è la nostra forma di stupidità. Siamo così intelligenti che diventiamo furbi e da furbi poi diventiamo pessimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti per essere venuti e buon anno.